Maestro, per il pubblico che abbiamo qui a Guatamare stasera, maestro? Questo. Maestro, sveglia! È stanco il maestro. Vuoi sapere perché è stanco il maestro? Lo sapete che lo vedremo così? Perché pensate, lui oggi ha fatto all'amore 3 ore e mezza di fila. Un applauso al maestro che... No, maestro. In realtà lui non voleva assolutamente. Però siccome non sa dire grazie, basta, sono a posto così, in nigeriano, ha dovuto aspettare che finisse il turno della tipa che... Sto scherzando, no. Lui è anche un tipo che, una ragazza, dopo che fa l'amore con lui, spesso succede che gli dà dei soldi, vero? E quando succede? Quando mi dà lui il resto. Vabbè, niente, volevo essere romantico, ma vedo che non... volevo essere romantico, anche perché stasera sono un sacco di belle coppie, vedo che qui è Guatamare, l'aria è bella, quindi le coppie resistono, invece io... abito a Cormano, vicino a Milano, lì proprio in matrimonio, che sono non ha nulla. Oggi pensate, nel mio palazzo si sono separati, proprio hanno divorziato, una coppia di ultracentenari. Pensate, aveva 114 anni lui, pensate, aveva appena festeggiato i 100 anni che aveva il motorino, pensate, e 102 anni lei, proprio separata. Allora sono arrivati i giornalisti, quelli più intelligenti, quelli di Italia 1, di Rete 4, proprio... Ma come mai la vostra veneranda età, dopo una vita insieme, vi separate? Allora la signora fa, guardi, veramente noi volevamo separarci molto tempo prima, però per non dare un dispiacere ai nostri figli abbiamo aspettato che morissero tutti quanti. Un applauso al cuore di mamma, cuore di mamma. Wow. Quindi, vedete che molti stanno dicendo, ma come si fa ad diventare maghi? Come si fa ad diventare maghi? Io sono diventato mago non da moltissimo tempo, ci vuole allenamento, ma ad accendere il fuoco della mia passione è stata così, una bella sera, sono stati i miei genitori, regalandomi questo libro, è un libro da colorare. Io avevo 36 anni, mi hanno detto, magari a lui piace questo, voglio regalare. Era un libro tristissimo, in bianco e nero, guarda che triste, tristissimo proprio, in bianco e nero. Allora io prendevo i pennarelli della mia fantasia, mi concentravo, dicevo, che libri, dire che, e magicamente il libro si colorava. Allora mi chiedevo, ma allora c'ho i poteri? Ho i poteri. Allora mi concentravo di più, mi chiedevo nel bagno e dicevo, Che chiuri, si colava. Non dite a me che faccio questi giochi perché già vado male col catechismo. No, per il mio catechismo è il cardinale Sepe, ha dei problemi ultimamente, avviene più a insegnare. E come ci si allena? Io ho appreso questo esercizio da un mio collega giocoliere che me l'ha insegnato e lo faccio anche io. Mi alleno con il giocoliere e con una palla, attenzione. Vedo che è un pubblico molto esigente questa sera, quindi è più difficile, signore, il giocoliere con due palle. Molto esigente, più difficile, c'è lo signore Knight, il massimo, però il giocoliere con tre palle. Quel box viene meglio, maestro, lo vedo. Bene, chissà però quanti di voi questa sera hanno detto, ma sicuramente il Mago Forest tutte le sere lancia il razzo nello stesso posto, lì si siede sempre la sua ragazza, in questo caso Clotilde, poi la Clotilde va sul palco, dice perché Clotilde, la gente ride, perché solo che si chiama Clotilde, tutte le sere fanno questo teatrino in giro per l'Italia, no? Io voglio togliere ogni dubbio sulla prana di stare degli esperimenti e su una commedia che ci può essere per il pubblico, e quindi questa sera voglio lanciare un oggetto indirizzabile, no? Non come il razzo, ma che lancerò così a spaccarlo. Okay, io lancerò un oggettino, lancerò questo, perché in due chili, perché con 3 chili ho avuto problemi. Adesso lo lancio, una persona verrà colpita, la persona a fianco al colpito, perché non voglio altri cadaveri sul palco, sarà il voto. Okay. Io sono pronto, può giocare anche il sindaco a questo gioco. Con le denunce che già figuriamoci. Bene, allora usiamo questo pseudo paraprano selezionatore psicolitorale, che è questo qua, e senza distinzione di sesso, di razza,
di religione, del ceto sociale, individualizzerà la persona più consona per questo esperimento. Quindi, dipendente di Lucy Sala, io lancio, ma se c'è una musica adatta all'uomo, viene l'uomo. All'uomo significa al caso, andiamo con la lezione. Quindi, attenzione, molti dicono, ma voglio io. Sarà proprio un minorenne, verrà chi ne fa le veci, questo è un gioco per uomini, per maschietti, va bene. Allora, attenzione, vada maestro con la musica. Anche di meno la vedete. Attenzione, due, X, e voilà! Ed ecco che l'Erica sta sondando sopra le vostre teste il... Niente, altre 40 qua, finché non si fa l'esperimento, non esce nessuno. Chiudete i cancelli, ragazzi! E stiamo qua fino al giorno che Iacchetti farà il concerto, che è forse uno degli unici modi per tenere la gente qua bene. Attenzione, 1, 2, X, e voilà! Attenzione, e questa volta dovremo marcia, dico che Erika sta soltanto. Vediamo chi è il giovanotto che è il prescelto, il predestinato, e voilà! Chi abbiamo beccato? Quello giovanotto con i baffi, non con i baffi, non vedeva l'ora proprio, l'abbiamo svegliata, scusi se... anche lei. Un applauso a questo giovanotto che arriva sul palco, c'è per tutto qua, il microfono è veloce, però è noi che possiamo qua stare dalla sera. Ecco qua, buonasera. Buonasera, benvenuto a Grotta Mare, quindi se accomodi alla destra di qua, alla sinistra di qua. Bene, questo è un grotto, è altissimo, molto alticcio, complimenti. Quanti altri, scusi? 1,76, attenzione, 76, 77, abbiamo l'età anche questa. 1,77 ed è più alto di me che sono 1,83. La magia esiste. Bene, la scarpa. Allora, buonasera, lei si chiama, lo dica al microfono? Lo dica al microfono? Mario. Come? Mario. Dici così per vantarsi o il suo... No, il suo Mario, nome da uomo, bravo, complimenti. Si avvicina anche lei al microfono, una pierna, perché complimenti, c'è una bella riga. Allora, signor Mario, vedete dove arriva, where you come from? Da Grotta Mare, eh? Questo, tutti da, proprio siamo... Sempre. Scusi, una curiosità, cosa esce dalla camicia? Ah no, è la testa, scusi. No, visto da qua, capito, le luci, le cose, sembrava un po'... La testa, va bene. No, scusi. Allora, io stasera ho fatto una tripla previsione, che corrisponde per i maghi come un triplo salto mortale, una tripla previsione carpiata, va bene? Io ho previsto qua dentro questa busta sigillata un luogo dove andare in vacanza, che musica ascolterà in vacanza e soprattutto con chi andrà in vacanza. Lei qui con la sua signora, virtualmente stasera dovrà andare in un altro luogo. È contento? Dicevo, sì. Buonasera signora, magari poi parte veramente. Allora, questa busta l'ha sigillata il notaio Scarpa ed è stata sigillata il 30 agosto del 2012. Siamo nel 2010. Siamo nel 2010, la crisi. Ho fatto postdatata anche alla previsione. Ricordo gli assegni postdatato con la crisi. Comunque, la previsione qua la teniamo ben in vista e così nessuno può manipolarla. E voglio mettere in palio qualcosa, perché non voglio fare con certi maghi che quando sbagliano non fanno altro che perdere la reputazione. Sarebbe troppo facile per me non avendoci, capito? Quindi voglio mettere in palio qualcosa di mio, di molto personale, che tengo in questa busta portavalori e questa sera, se io dovessi sbagliare l'esperimento, lei entrerà in possesso, pensi. Questo è un appartamento dove abitano i miei, questo è l'estratto del catasto, ne abitano un bilocale, e questa è la delega della pensione di mio padre, 650 euro, non è un granché, però si mangia il gelato. E poi infine metto in palio anche, guardi, la social card che ci ha mandato il ministro Tremonti. Ma no, è per pulire meglio il vetro, perché per pulire. E niente, non sono riuscito a capire come cacchio funziona la social card, bastava debitarla sulla PlayStation. Questo qua diventa tutto suo, e lo mettiamo qua, guardi, quando io dovessi sbagliare l'esperimento. È contento? Dica sì, cosa c'ha dietro? Che... No, niente, pensavo che... Okay, allora, passiamo alle scelte, attenzione. Allora, prima scelta sarà dove lei andrà in vacanza, perché oggi come oggi le ragazze costano un sacchissimo. Per esempio qua ancora in Grottamare si sta bene, le vacanze costano contenutamente. Io sono stato per esempio in Versile l'altro giorno, ho preso una conchiglia dalla spiaggia, l'ho appoggiata all'orecchio per vedere se si sentiva il mare, ho sentito il mare, ho dovuto pagare lo scatto alla risposta! No, per far capire quanto costa la vacanza. Allora, qui adesso qui abbiamo una carta geografica, abbiamo qua il pennarello per vedere se funziona benissimo.
vediamo questa qua, e vediamo perché il pennarello dovrà tenere questa carta giocatica dietro la sua schiena e mettere una croce qua, soltanto intercapedini, in un punto qualsiasi dove vuole lei, va bene, messi armadio, ecco, vada dietro, mette una croce e un attimo, cioè non si faccia vedere a nessuno, fatto? Bravo, veloce, via il pennarello, scusi. Allora, attenzione, mettiamo allora la carta geografica con il suo segno, mettiamo qua, la metta qua, non molto in fondo perché lo stivale può far male qua. Adesso dobbiamo scegliere la musica che lei ascolterà in vacanza, perché ogni istante è caratterizzata da una colonna sonora. Per esempio quest'anno, la colonna sonora di quest'anno è la Waka Waka, bravo, lo stavo dicendo. Bene. Questo è un cofanetto che io tengo in macchina per conquistare ogni tipo di ragazza e si chiama Musica per Ciulare. Così, per conquistare ogni tipo di ragazza che è a bordo. Per esempio c'è Toto Cutugno per le vecchie, Minghi per le vecchissime, poi c'è Gigi Alessio e Sebecco, che ne so, la Tatangelo. Insomma, musica per tutti i tipi di ragazze, c'è per le aristocratiche, per esempio c'è anche Leone di Ernia. non sgarrico. Deve alzare adesso questo cofanetto in un punto qualsiasi e dove si prenderà sarà la sua scelta casuale come musica per questa estate. Sollevi in un punto qualsiasi, quello coperto, questo, prenda la giocata, prenda, attenzione, lo custodisca, lo metta qua, dentro qua, c'è il sacco di spazio. E per finire, cari amici, adesso dobbiamo scegliere la ragazza con la quale andrà in vacanza, che deve essere una donna speciale, non la mando mica in vacanza con una persona qualsiasi, la manderò in vacanza con una delle ragazze che si trova tra questi fogli, che sono una raccolta di calendari che io colleziono. Ecco qua, sono dei calendari, queste sono delle copie, perché gli originali li tengo nel cavo della Banca Mediolanum. Sapete dove è il cavo della Banca Mediolanum? E sotto dove c'è quello che fa il cerchio, capito lì? Sotto lì si sta vicino di prendere la telefonia. Allora, passiamo alla selezione dei calendari. Questa è... come si chiama qua? È la tipa del grande... non ricordo come si chiama, la... come si chiama il grande fratello? La Cristina Grande Fratello, che ha fatto il calendario 2010-2011, perché le tette in un anno solo non ci stavano, capito? Ha dovuto farlo. Poi abbiamo l'Eveline, la bionda e la bruna. Non sono quelle di quest'anno, Pione, sono quelle di qualche anno fa, le straniere. Pensate, queste giovani straniere, no? Belle straniere che vengono in Italia col miraggio della prostituzione e poi vengono costrette a fare le veline. Mamma mia, che cattivi che siete, che cattivi. Poi abbiamo, per continuare, altri calendari un po' più... questa la Brambilla, vestita così dal ministro del turismo. Poi abbiamo la Carfagna, questa è la fotografia che c'è nel tesserino per entrare in Parlamento. Si riconosce da varie opportunità, se ne vede una, l'altra c'è, vi assicuro, dall'altra parte. Poi abbiamo un classico che è Pamela Anderson, no, questa è la Daddario, la ministra Daddario, non è ancora ministra ma rientra presto. Poi abbiamo la Anderson, c'è cioè la Anderson, un classico, e per dare un po' di pepe, un po' di... si sta divertendo un casino, è vero? Per dare un po' di suspense a questo gioco abbiamo messo anche... Maggioglio, così, perché fare una compagnia in vacanza meglio di un cane, guardi. Allora, e adesso mischiamo questi calendari, perché ognuno deve essere artefice del proprio destino, quindi lei dovrà mischiare, mischi quando vuole, attenzione Mario, sta mischiando e quindi sta decidendo in questo momento il suo destino. Ha mischiato? Bene, allora mi dia le cartoline, attenzione, adesso il gioco funziona così, come la roulette russa. Uno lo metto sotto e uno lo elimino. Uno lo metto sotto e uno lo elimino. Uno lo metto sotto, scusi, e uno lo elimino. Uno lo metto sotto e uno lo elimino. Un gioco lungo ma noioso. Uno lo metto sotto, uno lo elimino. 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 Uno lo metto sotto, sono finiti. Adesso questi li elimini, li metti sotto, sotto mentre capelli qua. Veloce! Ma anche a casa così proprio... Lei sta andando in vacanza virtualmente. Adesso questa è la sua scelta, ecco, la mettiamo qua che scopriremo. Adesso vediamo se le sue scelte combaciano con la mia previsione. Bene, adesso iniziamo la prima cartina geografica, vediamo dove lei ha messo la X. Attenzione, Mario sta aprendo la cartina geografica. La pepe. Faccio vedere a tutti, non faccio vedere a me perché io non mi interessa, io ho fatto solo la previsione, eccola qua. Niente, lei ha diventato un navigatore ormai, la cartina proprio non... Faccia vedere sta cacca di cartina! Dove la croce? Sulla sardegna! Sulla sardegna! Adesso attenzione, apriamo la busta e vediamo se la mia previsione è giusta. Le ha scelto Sardegna, signori? Sardegna!
applauso, anche se ti dico sta bene tutto, però può essere fortuna, può essere fortuna. Vediamo la musica che lei ha scelto, dica forte al microfono, che musica ha scelto? Dica forte. Dica forte? Apicella. Apicella. Lei va in vacanza in Sardegna, sceglie Apicella, le manca la bandana, ma chi crede di essere, scusi? Signori, vediamo se è Apicella, signori, chi si credo, chi si risuma? Apicella! Può essere culo, il 66% può essere. Vediamo l'ultima scelta, che è la ragazza che ha messo da parte prima. Faccio vedere la ragazza piano piano, come a poker, la gira, faccio vedere in alto chi è. Chi è? Sol Germana. La faccio vedere bene, la faccio vedere bene. È Sol Germana. Mia mamma mi disse i calendari. L'avrò presa con famiglia cristiana. Signori, il mago deve prendere l'imprevedibile. Sol Germana. Eccola qua. Esperimento riuscito. Di non incontrarla più. Bello, 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 ero già stato, come dicevo, qui a Grotta a Mare, però ogni volta che vengo è come se fosse la prima volta. E come tutte le cose che si fanno la prima volta, me lo ricorderò per tutta la vita. Come il mio primo bacio, come il mio primo giorno di scuola, come il mio primo giorno di galera, come la prima volta che ho fatto l'amore. Me lo ricordo come se fosse ieri, mi ricordo che mi tremavano le gambe, sudavo, mi batteva forte il cuore e pensavo, ma mi basteranno i soldi. Poi sono bastati. Grazie. Thank you. L'applauso continua per Lele Mirko. Thank you, thank you. Donna, io per una donna così darei un anno della mia vita. L'81 che ho fatto in militare. Grazie, buonanotte, buon estate. Grazie. Grazie, grazie. Che l'accompagno, te l'hai preso la pillola. Ti è arrivata quella vasca con lo sportello? Il mago Forrest, vieni. Grazie. Grazie. Grazie, grazie, per favore. I soldi spendo io, devi comprare una cartina nuova. Nuova. Le carte. Anche nuova. Le carte le prendono i cinesi, per fortuna, quindi costano meno. I pallonzini, i calendari, quello che mi costa è lui, quel ragazzino lì che è sempre là, lo vedi. Ma lei è sposata questa ragazza, si è sposata? Sì, è molto fidanzata, con un giocatore di rugby. Io no. No, non sa mai, metti qualche... Quindi, abbiamo svuotato il palco. Vado che ce l'ha dei ragazzi in macchina che sta aspettando con i preliminari già fatti e non vorrei parlare. Aspettare. È tornata quella magicamente. E quindi lì si respira. Beh. Tutto senza una scala. Ci vediamo martedì. Ci vediamo martedì. Sì, dopo quello che hai detto. No, 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 ci vediamo martedì, ci vediamo martedì. Va bene. Buonanotte. Il mago fuori! Al festival! Senti, prima di l'asta. Una volta i nostri ragazzi, io ho tutte le mandibole che mi tolgono, perché a forza di ridere si fa veramente scompisciare, come si suol dire.